Prima di dare la parola al professor Cesare Fenili, che modera la parte scientifica di questo seminario di studi, do due brevi notizie di servizio. All'atrio di ingresso è stata allestita, a cura del personale dell'azienda Bolognini di Seriate, una mostra realizzata dal gruppo Mediazione Didattica di Seriate nel 2009, il cui è abbinato anche quel volumetto che potete ritirare all'ingresso, biografico sulla figura del fondatore dell'ospedale Bolognini di Seriate, e di cui ci parlerà più avanti un esponente del gruppo Mediazione Didattica. La mostra resterà aperta, mi dicono, fino a lunedì, e quindi sarà visitabile in questi giorni. Il volume è lì all'ingresso. Io adesso do la parola al professor Cesare Fenili del Centro Studi Archivio Bergamasco, che è stato incaricato di moderare questo dibattito. Il professor Fenili è uno studioso di lunga data dell'assistenza storica a Bergamo, si è occupato degli studi sulla figura di Filippo Lussana, ma aveva collaborato col compianto Mauro Gelfi, conservatore e direttore del Museo Storico di Bergamo, sulla storia dell'assistenza a Bergamo, soprattutto sulla storia degli istituti di assistenza e beneficenza bergamaschi, studi che poi lui ha portato avanti e che sono stati in parte pubblicati anche sulla rivista Archivio Storico Bergamasco, che è l'organo ufficiale del Centro Studi di cui lui fa parte. Grazie Sergio per la presentazione, buongiorno a tutti. Volevo ringraziare prima di tutto il direttore dell'azienda ospedaliera Bolognini, dottor Amedeo Amadeo, per la collaborazione, per averci dato questa opportunità. Ringrazio anche la Fondazione Legler e tutte le altre associazioni che qui sono presenti. Volevo solo brevemente ricordare che Archivio Bergamasco è un'associazione senza fini di lucro costituita da studiosi di storia, archivisti, ricercatori, che è stata fondata nel 1979, quindi siamo arrivati a 35 anni di attività, un'associazione di volontariato come tante, come l'associazione di mediazione didattica che opera qui nel territorio di Seriate. Ci occupiamo di storia, nel nostro statuto mettiamo che il nostro interesse è la ricerca criticamente fondata sui documenti d'archivio, quindi questa occasione per noi è un'occasione molto importante, potremmo dire, usando l'espressione così quotidiane, siamo nozze, ci piace molto quando enti, istituzioni si preoccupano dei loro archivi, cioè li fanno sistemare, anche perché danno l'opportunità agli storici e agli studiosi di svolgere ricerche. Tra le tante attività di Archivio Bergamasco, volevo ricordare sempre nell'ambito della ricerca sugli archivi un seminario di studio che è stato fatto nel 1998 con il Comune di Bergamo e il Museo Storico della città. Il titolo era Gli archivi storici della provincia di Bergamo, 20 anni di valorizzazione di ricerche e esperienze a confronto. L'animatore fu anche in quell'occasione Sergio Del Bello. Ci muoveva l'intento di fare un po' il punto sulla situazione degli archivi delle varie istituzioni, da quelle economiche a quelle sociali, a quelle religiose, a quelle culturali. Questo dice la nostra attenzione, la nostra preoccupazione per gli archivi e tutto quello che si conserva all'interno degli archivi come presupposto per sviluppare poi delle ricerche storiche sulla nostra città, sulla nostra provincia, sulla nostra società. A questo riguardo volevo dire che la ricerca nell'ambito della storia della sanità e dell'assistenza in passato è stata piuttosto deficitaria. Possiamo dire che solo recentemente, grazie anche all'attività editoriale della Fondazione per la Storia Economico Sociale, si sta recuperando il tempo perduto. Penso alle monografie sull'ospedale grande di San Marco, quindi l'ospedale maggiore di Bergamo, sulla clinica Humanitas, cioè conosciute come cliniche Gavazzeni, al libro anche su Filippo Lussana. Quindi c'è tutto un terreno da arare. Io spero che questa possa essere anche l'occasione per continuare anche nella produzione di ricerche significative sulla tematica dell'assistenza, della storia e della sanità. Non voglio però togliere altro tempo, volevo solo ricordare che una delle attività principali di Archivio Bergamasco, che è anche un sito, sono i seminari di storia locale. Noi l'abbiamo intitolato Fonti e temi di storia locale. Siamo giunti alla 17ª edizione, tutti i venerdì del mese, tutti i primi venerdì del mese a partire da questo fino a giugno.
noi terremo in varie sedi della città incontri di presentazione di personaggi, di temi di storia locale, di fonti, eccetera. Non voglio togliere altro tempo ai relatori, presento il dottor Mauro Livraga, che è direttore dell'Archivio di Stato di Bergamo, il quale presenta nella sua relazione i principali problemi relativi al riordino e all'inventariazione di un archivio ospedaliero. Quindi parlerà anche dei criteri metodologici e darà un inquadramento della normativa vigente in materia. Prego. Grazie.